E parlando di vacanze, sono sempre più numerosi gli italiani che sperano di acquistare una casa al mare o in montagna, o perlomeno di affittarla. Aumenti consistenti, ma anche estate da record, sia di presenze dall'estero sia di spostamenti degli italiani. E i prezzi ovviamente si allineano a una domanda così intensa. Se gli alberghi rimangono la scelta preferita dalla maggior parte dei turisti, quello degli affitti brevi è un mercato in costante crescita. Secondo i dati FIAIP, Federazione degli Agenti Immobiliari, più 8% rispetto all'anno scorso, con una preferenza per permanenze più lunghe nelle località balneari, dove pare resistere una versione aggiornata della villeggiatura di una volta, e invece soggiorni di solo 2 o 3 notti nelle città e nei piccoli borghi. Si piazzano a metà tra questi estremi le scelte di chi preferisce la montagna, dove gli affitti hanno una durata intorno alle 2 settimane. È del 7% rispetto al 2023 l'aumento medio dei prezzi per gli affitti tipicamente estivi. Si va sopra la media per le richiestissime case indipendenti o per i grandi appartamenti, meglio se con terrazze vivibili e ingressi autonomi per avere maggiore libertà e godersi la vacanza.